svolge in un parco bellissimo di Pescara, inaugurato da poco dall'amministrazione, da meno di un anno forse, da meno di un anno, considerata la terrazza della città per ovvie ragioni. Fortunatamente abbiamo beccato una giornata dove non fa troppo caldo, ma si sta anche bene, il panorama è bellissimo e si può apprezzare. Abbiamo tantissimi fotografi, non è un caso, è perché grazie al gruppo fotografico L'Agenziana, chiunque avesse la passione per la fotografia e una macchinetta fotografica oggi avrà delle direttive su come costruire al meglio una fotografia, un ritratto o un panorama del genere, quindi insomma è un'occasione che si può sfruttare. La parte musicale ve la illustrerà il direttore artistico Marco. Che abbiamo oggi? Oggi abbiamo l'onore di avere come ospiti il quartetto di sassofoni Tetra del Conservatorio, un gruppo che ha avuto tantissime esperienze e tantissimi concerti già nella nostra regione e non solo. E ovviamente siamo contentissimi di avervi qui per questa seconda giornata di Pescara nei Parchi, una manifestazione che organizziamo per il terzo anno grazie all'amministrazione del comune di Pescara, nata in occasione della giornata europea dei parchi, e serve appunto per riportare tutte le persone, le famiglie, i bambini, i ragazzi a vivere i nostri parchi della città, che per chi non lo sapesse nella nostra città ci sono 54 parchi, quindi sono davvero tanti e vi invitiamo nel corso dell'anno a visitarne il più possibile per goderne appieno. Aiutarci anche nella gestione di questi parchi, perché nella maggior parte dei casi troviamo di atti di vandalismo, cose poco piacevoli, rifiuti e cose del genere in giro per i parchi, quindi prima di tutto dobbiamo essere noi responsabili e cercare di far essere più responsabili possibili i nostri amici, i nostri figli, i nostri parenti, per fare in modo da conservare al meglio i parchi della nostra città. Detto ciò, lascio la parola al nostro vice sindaco Antonio Blasioli, grazie. Allora, io sarò veramente brevissimo. Intanto buongiorno a tutti e buona domenica. Voglio ringraziare questi due ragazzi perché loro sono Lendas, e Lendas è un'associazione che ci ha aiutato in questi tre anni a organizzare Pescara nei Parchi. Pescara nei Parchi si svolge in questo periodo perché c'è la festa europea dei parchi, che è il 24 di maggio dal 1909, da quando la Svezia per la prima volta ha intitolato un parco europeo nel proprio territorio. Da lì è nata, diciamo, questa giornata. Naturalmente noi la facciamo di sabato e di domenica, oggi 27, perché favoriamo un pochino di più la partecipazione. Marco diceva una cosa molto importante, cioè che a Pescara ci sono 54 parchi. Gli ultimi due che abbiamo inaugurato sono importanti. Il primo, via Pio Musigueschi, è stato intitolato ad Angelo Vassallo, che è il sindaco pescatore, un sindaco morto, diciamo, per fare del bene e per fare, diciamo, la sua amministrazione da un punto di vista ambientale e sostenibile. È venuto anche il fratello ad inaugurare questo parco. Io sono amico di questa famiglia e mi sembrava giusto intitolare proprio un parco ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. L'altro è stato questo, il secondo parco a cui tengo in maniera molto particolare, perché il Colle del Telegrafo, e perché una persona dei Colli non può non conoscere questo posto. Molti di noi, diciamo, qui lo frequentavano con le prime ragazzine oppure con le prime sigarette, e venivamo qui, insomma, adesso l'abbiamo restituita alla città con questo parcheggio che lo rende particolarmente accessibile. Ed entrando forse avete visto degli olivi che stiamo piantando, li abbiamo piantati proprio la settimana scorsa, e ci saranno anche delle panchine e dei tavolini che verranno immessi proprio la prossima settimana. Ci diranno e ci dicono perché ci vuole tutto questo tempo, perché questo è un parco archeologico, cioè è un territorio che sta sotto la lente di ingrandimento della sovrintendenza, giustamente. Questo basamento che vedete qui davanti, che noi intendiamo recuperare, perché ecco, facciamo un attimo un passettino indietro per dire che ci sono 100.000 euro che metteremo al piano delle opere pubbliche triennali per far diventare questo parco un parco archeologico. Adesso è un parco, per farlo diventare proprio archeologico, perché ci sono tante cose da riscoprire. Prima una persona che abitava qui mi diceva: quando veniva a coltivare l'orto con mio padre abbiamo ritrovato tantissime spade proprio qui sotto. E proprio qui sotto c'è una grotta dove si entra anche per una ventina di metri, in cui c'era la contraerei pescarese, diciamo, rispetto agli alleati. E questo spiazzo qui che si vede, per qualcuno era, diciamo, il basamento della torretta,
da cui prende il nome Castello a Mare, cioè il castello ad mare, in questo modo la parte di qua della città si chiamava Castello a Mare, probabilmente proprio per questo. Insomma, ci sono tanti aspetti da riscoprire, però anche c'è da riscoprire un modo nuovo di vivere i parchi della nostra città. A giugno ne nascerà un altro, il Parco dello Sport in via Rigopiano, con il finanziamento del CONI, però tutti quanti dobbiamo migliorare un po' nella gestione di questi parchi, cioè farli un pochino nostri, cioè non pensare che i parchi siano dell'amministrazione comunale o di un'altra persona, sono in realtà nostri, vanno gestiti un pochino meglio sicuramente, anche se noi abbiamo pochissime risorse per farlo, ma ci stiamo impegnando tantissimo. E poi abbiamo bisogno di associazioni, anche privati cittadini, che adottino questi parchi. Abbiamo visto delle persone che stavano raccogliendo dei rifiuti fino a questa mattina, molti parchi sono gestiti in questo modo, dobbiamo migliorare un pochino tutti quanti, perché noi abbiamo 6 operai e sono 6 operai anche ultra sessantenni, quindi prossimi alla pensione, che fanno tantissimo per la nostra città, ma che sicuramente non possono badare a tutti e 54 i parchi contemporaneamente e poi a tutto quanto il resto che c'è. In questi 54 parchi non c'è per esempio la riserva d'Annunziana, che è la più grande riserva del centro sud Italia dentro una città. Noi ce l'abbiamo a Pescara, ma non tutti sanno di questa cosa. Quindi, se non mi voglio dilungare tanto, è il penultimo appuntamento della festa dei parchi, è una festa ben riuscita, naturalmente ringraziamo questi ragazzi che l'hanno organizzato. Io però vi voglio lasciare oggi a una piccola matinée di musica nel Parco del Colle del Telegrafo. Grazie a tutti. Il quartetto c'è, e il quartetto del di Pescara. Thank you.
Un brano
volta è come se i sassofoni, gli strumenti litigassero fra di loro. Poi c'è una cantilena dove qui è abbastanza curioso il fatto che il soprano viene escluso. Infatti nella cantilena è presente solo il trio di sassofoni con il sassofono contralto che diciamo porta avanti quella che in un quartetto d'archi è la voce del primo violino. E poi c'è un terzo tempo che si chiama Serenata Comiche, che è appunto una serenata che prende un po', riprende i ritmi del primo tempo, quindi riprende un po' lo scherzo, lavorandoci ancora di più sopra e rendendola ancora più spazionale. Thank you.
Thank you.
Thank you.
salutiamo a questo punto con un brano di un compositore a me molto caro, che è Nino Rota. Il brano che andremo ad eseguire è tratto dal film 8 e mezzo di Federico Fellini, La passerella d'addio. Grazie a tutti per essere stati qui, grazie a chi ha organizzato per averci invitato e buon pranzo. Grazie a voi. Thank you.
la nostra pagina Facebook per seguirci, insomma, Tetra Saxophone 4. Bravi ragazzi, bravi.